diventato a pagamento. Mi spiego meglio: chi volesse continuare a utilizzare EWI-Link con le automazioni combinate di FTTT deve sottoscrivere l'abbonamento. Io di questa cosa non mi ero accorto, ma circa 2 settimane fa sono partito per le ferie e il primo giorno dopo la partenza leggo un commento su uno dei video che avevo fatto sui tag NFC. E in questo commento Giuseppe Castaldo, se non mi ricordo male, che saluto e ringrazio per questa segnalazione, mi dice: IFTTT non funziona con i turn off. A che io di getto rispondo subito al commento, dico: guarda, non è possibile, a me funziona. Poi però mi è venuto il dubbio, sono andato a controllare e ho visto che effettivamente i due account, quello di EWI-Link e quello di IFTTT, non dialogano più tra di loro. Questo perché EWI-Link per questa connessione richiede necessariamente da adesso un abbonamento. Non è per l'abbonamento in sé, perché mi sembra che costi una decina d'euro all'anno, ma è per il principio che non mi piace, che di far diventare a posteriori una cosa a pagamento una funzionalità che prima non lo era. Quindi mi sono messo a cercare delle alternative e la prima che ho trovato è quella che vi propongo adesso, che è un'alternativa ovviamente provvisoria e un po' grezza, che si basa sull'utilizzo di Auto Input, che è un plugin di Tasker. Auto Input praticamente riproduce sullo schermo dello smartphone dei tocchi, come se noi cliccassimo il display dello smartphone, e in questo modo faccio funzionare l'app di EWI-Link. Ripeto, è una soluzione temporanea e molto grezza, però intanto funziona e ho messo, diciamo, una pezza. Adesso vi faccio vedere come ho fatto. Cominciamo dalla fine, cioè dal risultato. Questo è il citofono, qui è il son off, questo è il tag. Avvicino il cellulare, tag letto, apre EWI-Link, scorre tutti i dispositivi fino a trovare il portone, lo apre, clicca, ritorna sulla home e spegne lo schermo. Dunque, cominciamo aprendo Tasker, attività, facciamo una nuova attività con il più, la chiameremo alternativa 1, poi la prima azione sarà quella di killare l'app di EWI-Link nell'eventualità fosse stata aperta per qualsiasi altro motivo, in modo che possiamo cominciare sempre da zero. Seconda azione, apriamo l'app di EWI-Link . Dopodiché facciamo un'attesa di 5 secondi in modo che l'app di EWI-Link abbia il tempo di far caricare tutti i dispositivi. Poi plugin, auto input. E adesso cominciamo a fare lo scroll. Azione, scroll avanti, tipo testo, e individuiamo una delle voci che appare appena apriamo l'app di EWI-Link. Nel mio caso, luce, camera, Marco. Ora vi faccio vedere. Questa è l'app, luce, camera, Marco, in modo che lui toccherà quella e simulerà quello che sto facendo io adesso col dito. Prossimo sarà scalda sonno. Inseriamo un'attesa di 100 millisecondi giusto per... Procediamo col nuovo scroll. Stessa procedura, auto input, action, scroll forward, text, scalda sonno. Non lo riconosce, lo scriviamo a mano. Ok, terzo nome sarà
riscaldamento pranzo. Copiamo l'attesa, aspetta di 120 secondi e la incolliamo. Dopodiché, sempre auto input, action, scroll forward, testo, riscaldamento, pranzo. Un'altra volta copiamo, aspetta 120 secondi, incolliamo. Adesso plugin, auto input, action. Stavolta facciamo però una cosa diversa. Click e focus. Sul testo, quindi focus text, il testo sarà portone, che è il tab che ci interessa. Eccolo qua. In questo modo lui lo selezionerà. Dopodiché gli facciamo fare un clic su quel tab che lui ha selezionato, quindi inseriamo prima un'attesa un po' più lunga stavolta, 500 millisecondi, e poi gli facciamo fare un clic, quindi action, clic sul focus. Ok, un'altra piccola attesa, facciamo 2 secondi. E ancora auto input. Adesso gli facciamo fare il click vero e proprio. Click, point, e adesso gli diamo le coordinate del punto x, y, del dello schermo. Dopo vi faccio vedere anche come ricavarle queste coordinate, separati da una virgola. Ok. Allora, per ricavare quelle coordinate andate in impostazioni, opzioni sviluppatore, adesso andiamo su Evelink e selezionando il punto che ci interessa vediamo in alto le coordinate che ci serviranno. Ok, una volta puntate le coordinate possiamo disattivare la posizione del puntatore e ricominciamo. Dunque, a questo punto abbiamo fatto il click. Adesso non ci resta che chiudere, anzi, aspettiamo un po', 3 secondi che il comando sia partito. Dopodiché clicchiamo tasto Home. Quindi plugin auto input, stavolta global action, action, home. Ok. E adesso killiamo l'app per l'ennesima volta.
l'ultima cosa, adesso spegniamo il display, quindi global action sempre. Action, no, mi sono sbagliato, no global action. Plugin, auto input, screen off. Turn off, ok. Direi che abbiamo finito, cancello quello, l'errore di prima, a posto. Pronta. Salvata, finita. Ok, adesso ti rifaccio vedere il risultato. Nel frattempo ti ricordo di lasciarmi un like se il video ti è stato utile e di iscriverti al canale per non perdere gli aggiornamenti eventuali che ci saranno anche proprio in merito a questo argomento. Ciao e alla prossima!